Vediamo questo esercizio di inserimento dei vincoli geometrici in una figura che qui abbiamo appena abbozzata. Potrebbe essere un pezzo meccanico oppure anche una pianta di un edificio. Per prima cosa andiamo in scheda parametrica e vediamo di fare un tentativo con vincoli automatici. Il comando vincoli automatici di AutoCAD permette di definire, andiamo a vedere intanto impostazioni destro del mouse, e quindi permette di inserire o definire dei vincoli automatici all'interno della figura o degli elementi selezionati. In questo caso noi abbiamo attivato verticale, perpendicolare, parallelo, coincidente, collineare, lo possiamo anche attivare, e poi gli altri non ci sembrano importanti o comunque interessanti. Proviamo a selezionare tutti e vedere cosa succede. Il sistema ovviamente ha individuato solamente due vincoli, cioè queste due linee sono parallele fra di loro, ovviamente ha ignorato completamente gli altri. Quindi il sistema vincoli automatici in questo caso non è utile. Con A torniamo indietro, quindi annulliamo l'inserimento. Quindi lo dovremo fare a mano. Allora, inseriamo intanto coincidente, cioè individuiamo come tutte le linee devono essere fra di loro chiuse, quindi deve essere una poligonale. Quindi vertice per vertice, a questo vertice deve andare quest'altro vertice. Quindi devo ripetere il comando, su questo vertice deve coincidere questo, su questo, questo. Come si può vedere sono progressivo, cioè vado in senso antiorario e per ogni vertice individuo quello successivo. Attenzione a non prendere il punto medio, ma solamente la fine di questo attira quest'altra fine, e così via. Quindi velocemente completo la mia figura inserendo tutti i vincoli geometrici. In questo caso l'ultimo non mi ricordo se l'ho fatto, basta semplicemente a questo punto di tirare, effettivamente ho inserito, quindi ho chiuso la mia poligonale. Più o meno è questa la forma. Bene, adesso vedo di inserire, ad esempio, intanto per avere un punto fisso, in basso a sinistra, definisco questo come punto fisso e inserisco il vincolo orizzontale a questa linea. La forma comincia a essere riconoscibile, ovviamente la messa a punto serve solamente per far vedere un po' la figura. Quindi allora definisco dei vincoli di parallelismo fra questo e questo, fra questo e questo, e su questo qua deve essere parallelo. Ora definisco come collineare questa linea con questa e collineare anche questa ovviamente con questa qua. Vediamo se io modifico cosa succede. Effettivamente la mia geometria è riconoscibile. Ovviamente dovrò fare una perpendicolarità, però prima ancora inserisco quindi un altro vincolo coincidente, quindi fra control destro mouse centro del cerchio, con questo oggetto che è la linea. La stessa cosa, control destro mouse, quindi centro di questo cerchio, con l'oggetto che è questo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il centro di questo cerchio sarà sempre sulla linea.
quindi ho sul prolungamento della linea, come si può vedere. Ok, adesso posso fare e quindi inserire il vincolo di perpendicolarità su questo, cioè rispetto a questo, di questa linea, e chiaramente trascinerà tutta la poligonale. Come possiamo vedere, effettivamente abbiamo raggiunto quasi la completezza dei vincoli geometrici con un'ultima variazione, che queste due figure, cioè questi due semicerchi, sono indipendenti fra di loro. Quindi facciamo, rispetto a quello di sinistra, uguale a questo sarà questo cerchio. Vediamo adesso, se modifichiamo il cerchio si modificherà anche l'altro, e viceversa ovviamente. L'unico vincolo, cioè quindi l'unica condizione non definita, è la posizione del cerchio, quindi l'altezza del centro del cerchio o del semicerchio, e ovviamente la dimensione di tutta la nostra struttura, quindi l'inserimento dei vincoli dimensionali alla struttura. Tutto il resto, quindi tutte le dimensioni, quindi i vincoli geometrici, meglio, i rapporti geometrici fra tutti gli elementi, sono stati definiti.